Une traversée par là. Nella Hellock c'hanno una specie di rifugio, costruito come una casetta. Sarebbe auspicabile anche farlo, ma non farlo qui alla confluenza, farlo giù al Pent. Lì c'è stato un palazzo di 12 piani. Allora, chi è che prende il caffè? Si è sciolto, no? Già che è sciolto, aspettavo che bollisse perché è l'acqua di questa Oh, ma no, ma chi se ne frega, tanto Vadino esce, può essere ricoverato benissimo in ospedale. Io? Guarda, quella soddisfazione così grande della teologia non ho mai avuto. Volevano pena di farsi il culo per tutto il tempo che ne sono stato. Sono arrivato giù in doppia
guardo giù, merda, ho lasciato tutto, sono partito di colazione. Madonna, l'onda verde. Whisky per Babè. Poi che hanno sceso Caracas e sono stati accolti. Credo nessuno. Dove siete entrati? Siamo entrati nel solai! Tiriamo giù, c'è un posto a 18 metri. Arrivo giù, sta sala campana, parte il meandro più impestato di questa terra, veramente. Siamo, abbiamo risalito un grosso affluente, molto difficile. Alberto è volato, si è fatto un po' male, adesso comunque è arrivato con le gambe sue. Abbiamo fatto, è caduto perché niente, abbiamo buttato la scala e poi è salito sulla scala, la scala si è tolta. No, era un lancio di scala alla Gobetti, ecco. No, beh, poi c'è stato il lancio di scala alla Doppione, su quale Gobetti è salito e Gobetti è passato. Infatti questo si chiama il pozzetto del perseverare diabolico. Visto che è raro umano, ma perseverare è diabolico, però si passa. E d'altra parte nessuno salirà mai su una scala lanciata da se stesso. Poi da un posto arriva molta acqua e becca proprio un bel affluente, cioè scorre, ma scorrerà un litro al secondo, tanta acqua. Fa una cascatella di 4-5 metri, sembra bello grosso, e poi finisce in una, cioè ricomincia sta fessura larga 5 dita e lì, secondo me, io non sono riuscito ad andare oltre. Farà passare l'acqua, difatti, 15 giorni dopo, acqua non ce n'era più. Vicino a dove?
su 120 metri di ramo principale che arrivi di nuovo su questo cascatone che c'è al collettore, ha rilevato 440 metri. È tutto una cosa allucinante veramente. Perlomeno di alcol. Bene. Giorgio, non ti faremo soffrire, ma come altri invece dovranno soffrire. Collettore del lupo e a valle della filologa abbiamo fatto stanotte. A valle della filologa. E collettore del lupo. Il collettore del lupo. 150 litri al secondo. Ad altri non sarà dato il privilegio del colpo così rapido, perché potrebbe anche non sostenerlo. Cioè grande, roba. La roba enorme. Cioè. Qui ci va qualche cosa per sostenere. Abbiamo rilevato un chilometro in una notte. Fermati su un sifone, non pensateci già alla bassa, tutto deve continuare, l'acqua è colorabile. Poi vi buttate una galleria parallela. Parallela, c'è da fare spaccatura sopra il sifone. Interstrato, ma bro, che due mazzate, interstrato nero.